άθλημα. Ecco un attimo di silenzio, la musica per favore. Per il sindaco non è importante, ma per il re è importante il silenzio, grazie. Musicisti, grazie. Grazie per la vostra famosa musica. Vi chiedo 5 minuti perché a tutta la mia corte devo dire due parole di ringraziamento per questo carnevale, o diciamo per questo inizio carnevale, perché poi andrà per le lunghe tutta la notte. Innanzitutto chiedo un applauso ai miei cucinatori, per chi ha già mangiato e chi non ha ancora mangiato il risotto. Grazie, un applauso ai cucinatori! Bravi come sempre, originali come sempre, coloro che cucinano ancora con il forno a legna, io li ringrazio di tutto cuore. Quindi, cari regnetti, cari accompagnatori di corte, carissimi sudditi asconesi, uomini di mondo, pescatori, affascinatori, avvocati, dottori, golfisti, meccanici di carrozze, barboni, diseredati, asconesi, no? Tedeschi, francesi, inglesi, olandesi, muslavi, portoghesi, spagnoli e così via. Vi do il benvenuto a questo carnevale capitanato da Re Condinò e da tutta la ciurma che lo segue in concomitanza con altri carnevali che continuano a dire che quello di Ascona è il più ricco, e io ne vado fiero, anche se solo per un giorno. È meglio avere un giorno che non avere niente. Carissimi, il Lungolago è stato sistemato e siamo tornati tutti nella nostra cara e amata piazza d'Ascona. Con il sole e la bella passeggiata sul lungo lago non posso che essere felicissimo. Il piazzale davanti all'autosilo purtroppo mi stava tanto stretto e per il carnevale asconese era troppo piccolo. Ringrazio per tutte le migliorie fatte per poi poter festeggiare, anche se non solo in piazza, in tutto il resto del paese di Ascona. Ora, dopo tante battaglie condotto e condotte dal vostro Re Condinò e con altri personaggi, la mia chiave lasciata da fare, dopo tante pressioni, confusioni che hanno caratterizzato l'anno 2011, sono fiero di essere qui con voi a giuire l'indipendenza in discussione del 20 novembre 2011, vale a dire meglio soli che mal accompagnati. Noi buffi e gli altri non li paghiamo. I nostri vittoriosi capofila della battaglia, condotta fino all'ultimo sangue, condotti da un uomo con la barba, Cecce Ressica Bacchini, e dal caro Monsignore Onorevole Maurizio Checchi, dobbiamo dire che a spada tratta hanno difeso la nostra indipendenza, autonomia, e con questo grazie un'altra volta, perché c'erano già quelli che dicevano che Patrizia Condinò doveva lasciare il regno. Io sono singolo, non sono sposato, ho tanti figli. Ho il posto di dare la chiave a te che per questi giorni ti richiederanno.